Raspata, buongiorno, sono Renata. Sull'isola di Ischia, la Raspata è azienda leader del meraviglioso mondo del surgelato, del gelato, del fresco e del secco. McCain, Gelati Motta, antica gelateria del corso, Brioche Alemagna, Macri Dessert, Patate Avico, Rispo, Am, Monini, Galbani, Fiorucci, Casa Modena, Calvè, Heinz e Ferrero. La Raspata dal 1957, sempre più veloci, sempre più specialisti nel buono. Vai Renato! Costruzione opere di ingegneria locale fino alla pitturazione. Qualità e affidabilità al servizio dei privati, ma anche degli enti pubblici. Fai la scelta giusta. Murziello Costruzioni, specialista in lavori edili e tanto altro. Finiture interne ed esterne, infissi, impianti, tinteggiature, adeguamento e miglioramento sismico degli edifici. Murziello Costruzioni, il tuo asso nella manica. Per contatti 334 81 26 654 oppure 329 25 27 776. Per una cucina raffinata e di qualità con pesce fresco ischitano e di stagione, scegli Pescheria Uparanziel. Consegniamo a domicilio presso strutture alberghiere, ristoranti e presso le case dei cittadini isolani, portando con noi quel profumo di mare che è tipico della nostra terra. I pesci ce li peschiamo noi, questa è la differenza. Siamo alla Chiaia, in via provinciale Lacco 2931, nel cuore di Forio. Contattaci al numero 081 193 68 047. Il ferro da smaltire è un problema? Mettiti comodo, da oggi ci pensiamo noi. Ditta Zabatta. Recupero e smaltimento gratuito di materiale ferroso su tutta l'isola di Ischia. Professionalità e velocità, i nostri marchi di fabbrica. Mettici alla prova. Contattaci al numero 334 50 50 742. Non toccare ferro, ci pensa Zabatta. COVID-19 in Campania, 968 positivi su 15.343 tamponi, 42 deceduti, 1.940 guariti. Al via la somministrazione delle dosi di richiamo del vaccino anti-Covid. Il dottor Mazzella, dentista di Procida, si vaccina al Rizzoli e lancia la sfida ai Novax. Magari avessi potuto fare il vaccino dell'antipolio. Furbetti del cartellino, richiesto il rinvio a giudizio per i 32 dipendenti dell'ASL Napoli 2 Nord di Ischia. Il TAR Campania, Bacchetta, De Luca, da domani ritornano in presenza anche le quarte e le quinte della primaria. Il sindaco di Ischia sull'organizzazione dei trasporti per il ritorno in presenza di medie e superiori, proficua interlocuzione tra tutte le parti. L'Acquameno, ultimo atto giudiziario sulle elezioni il 23 febbraio, il sindaco Pascale, vorremmo dedicarci ai problemi del paese. Forio, la richiesta di Tommaso La Monica al sindaco Francesco Del Deo, subito il metano anche sul nostro territorio. Procida, controlli della polizia municipale sugli ambulanti.
Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Nuvola TV. Abbiamo ascoltato i titoli di questa sera e allora partiamo come al solito dal bollettino diffuso dall'unità di crisi della Regione Campania. Ancora in calo la curva dei contagi, 968 i positivi a fronte di un numero rilevante di tamponi, 15.343 per la precisione. Il rapporto positivi tamponi è nettamente inferiore al 10%. Dei 968 positivi, 835 sono asintomatici, 68 sono invece i sintomatici. Il totale dei positivi arriva a 209.482, il totale dei tamponi 2.270.343. 42 sono invece i deceduti del giorno, ma 17 sono deceduti nelle ultime 48 ore, 25 deceduti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei morti nella nostra regione dall'inizio dell'emergenza è di 3.471. I guariti invece in questo bollettino sono 1.940, in totale dall'inizio dell'emergenza 135.145. Il report sui posti letto: in aumento le terapie intensive, che risalgono a quota 100 a fronte delle 656 disponibili. Stabili invece i posti letto di degenza occupati, 1.448 a fronte dei 3.160 disponibili. Situazione vaccini: un comunicato diffuso oggi dall'ASL Napoli 2 Nord, al via la somministrazione, si legge, della dose di richiamo del vaccino Pfizer-BioNTech contro il Covid-19. L'appuntamento per tutti coloro che già si sono sottoposti alla prima dose del vaccino è fissato dopo 21 giorni presso la stessa sede vaccinale alla stessa ora del primo appuntamento. L'ASL non invierà alcuna comunicazione. Per fissare l'appuntamento ciascuno dovrà verificare il giorno del proprio turno sul foglio di ricevuta consegnato dall'equipe vaccinale all'atto della prima somministrazione. Quindi anche sull'isola di Ischia inizieranno le somministrazioni delle seconde dosi a 21 giorni ormai dall'avvio della campagna vaccinale. Andiamo a trattare del primo servizio giornalistico di questa sera, che è comunque in tema vaccini. Una foto che ha fatto il giro dei social network, quella del dottor Michele Mazzella, dentista di Procida, che ha ricevuto il vaccino anti-Covid all'ospedale Rizzoli di Lacquameno. A corredo della foto il medico ha aggiunto una breve ma potente didascalia: vaccino fatto, se 64 anni fa avessi potuto fare quello dell'antipolio, questa foto sarebbe stata diversa. Riflettete, Novax. Noi lo abbiamo intervistato e anche questa volta ha utilizzato parole forti il dottor Mazzella. Ascoltiamolo. Dottore Mazzella, sui social la sua foto, il suo post ha avuto un grande successo e un momento particolare per il nostro paese. C'è ancora chi è restio al vaccino, lei ha voluto lanciare un messaggio importante. Quale? Buonasera a tutti. Dovendo fare, essendo stato chiamato all'ASL per fare il vaccino come in qualità di medico, ho pensato di fare anche la foto classica che fanno tutti, la foto di rito, che certamente non è fatta come alcuni pensano e dicono per farsene un vanto, perché è una cosa assolutamente ridicola, ma serve solamente, esclusivamente per stimolare la gente a fare il vaccino, che è una cosa fondamentale. Io quando mi sono trovato a fare la fotografia, chiaramente senza premeditarla la cosa, mi è venuto in mente di utilizzare l'arma segreta, tra virgolette, che ho io, e quindi ho detto, perché anche perché deve pensare che tutto questo tempo sentir sempre parlare contro i vaccini, io che ho purtroppo patito il fatto di non poterlo fare, sono particolarmente dispiaciuto e arrabbiato, e allora ho fatto questa foto indicando con l'indice della mano destra, mentre la gentile infermiera mi faceva il vaccino per il Covid, la mia gamba destra provvista di tutore che mi serve per poter camminare. Proprio perché io attualmente 65 anni, 64 anni fa, quasi 64 anni fa, non potetti fare il vaccino, perché all'epoca nel 57, che ne dicano sempre in molti e in tanti, non c'era ancora in Italia. E io nell'estate del 57 contrassi la poliomielite. E da quel momento l'ho portata per
tutta la vita, perché queste sono malattie a vita. Allora, certo che non è paragonabile la polio al Covid, sono due malattie completamente diverse, però l'importante è che si capisca che senza farsi il vaccino si va incontro a delle cose grandi, le malattie gravi. Io ho perso l'uso della gamba, ma si può perdere la vita. E perciò vorrei dire, non voglio fare una polemica particolare contro i Novax, vorrei solamente cercare di fare capire loro che loro ne fanno come se fossero una partita, un tifo calcistico. Voi dovete pensare che quale motivo dovrebbero avere i benedetti medici e scienziati che si rompono le scatole tutti i giorni e sono sacrificati moltissimo per studiare al più presto possibile un sistema che ci salvi tutti quanti. Per quale motivo dovrebbero farlo? Sono i più grandi scienziati del mondo, hanno avuto fondi mostruosi, siamo in epoca molto più avanzata rispetto a tanti anni fa e perciò sono riusciti in un anno a fare tutti questi vaccini. Levatevi la testa da voler commentare e criticare senza sapere. Voi parlate delle cose che sapete, affidatevi alla scienza. Certo, nessuno hai di voi poi non si mette il casco per andare, è obbligatorio mettersi il casco. Secondo voi, senza il casco, voi se cadete, procurate danni a qualcuno? No, vi rompete la testa voi. Il vaccino serve proprio ad evitare che la malattia si diffonda e voi non potete dire la libertà, perché libertà di che cosa? Voi vi dovete vaccinare, ve lo dovete schiaffare in testa, perché per la vostra salute e per la salute di tutti. La cronaca, è stato richiesto il rinvio a giudizio per i 32 dipendenti dell'ASL Napoli 2 Nord di Ischia che, secondo quanto raccolto dalle indagini della Guardia di Finanza di Ischia, avevano artatamente messo su un'organizzazione tra i dipendenti che permetteva di andare via in anticipo dal luogo di lavoro, ma una terza persona timbrava il cartellino, non facendo quindi emergere anomalie nei dati elettronici sulle ore di lavoro. L'udienza preliminare si svolgerà il prossimo 16 marzo. I reati contestati sono quelli di truffa, peculato e falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico. L'indagine, ne avevamo già parlato, e degli scorsi anni il servizio. Sono stati rinviati a giudizio i 32 dipendenti della ASL Napoli 2 Nord di Ischia che lo scorso anno erano stati indagati dalla Procura di Napoli per numerosi reati, tra cui assenteismo e peculato. A seguito di un'indagine durata un anno e mezzo e condotta dalla Guardia di Finanza, era stato accertato che i 32 che prestavano servizio nei dipartimenti di prevenzione veterinario, e tra cui figurano medici e funzionari, si assentavano dal lavoro coprendosi a vicenda con marcature false dei cartellini. Uno degli indagati, dopo aver timbrato, si recava addirittura in chiesa, per un altro le assenze ammontano a quasi 18 giornate lavorative. La richiesta al GIP riguarda Massimo Barbato, Antonio Francesco Base, Pasquale Borghese, Nello Carraturo, Salvatore Castaldi, Emilia Cece, Rosaria Colella, Teresa Coppola, Luigi Delicato, Erminia Della Corte, Margherita Di Meglio, Ciro Di Sarno, Luca Fabbozzi, Maria Francesca Ferrandino, Alberto Grifo, Lucia Impagliazzo, Lucia Laudisio, Mario Mariani, Anna Marigliano, Placido Marziali, Francesca Messina, Pasquale Mormile, Salvatore Pacifico, Rosa Papaccio, Brunella Pluda, Anna Puca, Vincenzo Romano, Anna Ruggiero, Carmela Russo, Aniello Silvio, Codilde Trofa e Ugo Uoso. Come persona offesa figura Antonio D'Amore nella sua qualità di responsabile dell'ASL Napoli 2 Nord. L'udienza preliminare si svolgerà il prossimo 16 marzo. I reati contestati sono quelli di truffa, peculato e falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico. Nel mirino fenomeni di assenteismo, come detto, ma anche la classica storia dei cosiddetti furbetti del cartellino. Di fatto, secondo quanto sostenne la Procura della Repubblica di Napoli, gli impiegati dell'azienda sanitaria locale si allontanavano spesso dal proprio luogo di lavoro pur essendo in orario di servizio, approfittando del fatto che tra colleghi ci fosse un terzo che provvedesse
andasse a timbrare il cartellino. Un meccanismo praticamente perfetto, fino a quando non è partita l'indagine che, attraverso una serie di riscontri, soprattutto immagini di telecamere, avrebbe consentito agli inquirenti di appurare che c'era sempre un dipendente a coprire le spalle all'amico e collega che si allontanava, in modo che i beige risultassero sempre timbrati con puntualità, il che non avrebbe fatto emergere alcune anomalie nel caso di controlli attraverso le apparecchiature elettroniche. A sorpresa, oggi il Tribunale Amministrativo della Campania ha accolto il ricorso presentato dal fronte NoDad della Regione contro l'ordinanza firmata dal governatore De Luca, che prevedeva il rientro in presenza dei bambini dell'infanzia e della primaria, ma fino alla classe terza. E invece già da domani, su indicazione del TAR, ritornano a scuola le quarte e le quinte elementari. Dalla prossima settimana si dovrebbe dare il via al ritorno in presenza delle medie. Il servizio. Riaprire le scuole in presenza o aspettare ulteriormente l'evolversi della situazione epidemiologica, con la speranza che non si verifichi la terza ondata di coronavirus. È questo il dilemma che da alcune settimane ha diviso in due la popolazione scolastica, con genitori pro e contro la didattica a distanza, e che ha rappresentato un vero e proprio rompicapo per i rappresentanti istituzionali nel nostro paese, che spesso ha visto scelte e decisioni contrapposte tra quelle dal governo Conte e quelle assunte dai presidenti delle regioni, a cominciare dal governatore Vincenzo De Luca, che in contrapposizione col governo nazionale in più occasioni, con proprie ordinanze, ha rinviato l'ingresso in classe dei ragazzi. Stavolta però a decidere il ritorno degli alunni in presenza non è stata la politica, ma il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. Infatti, nella giornata odierna, il TAR, in contrapposizione alle decisioni prese di recente, si è pronunciato sul ricorso, sostenuto da pillole di ottimismo dal coordinamento scuole aperte e da pediatri, psichiatri infantili e psicologi campani, contro l'ordinanza relativa all'attività scolastica nella nostra regione, stabilendo l'adeguamento alle disposizioni nazionali per quanto riguarda almeno la scuola primaria. E così, oltre alle classi terze, come già deciso da De Luca, a partire da domani, 21 gennaio, dovranno ritornare a fare lezione in presenza anche i bambini delle classi quarte e quinte. Intanto rimangono in vigore le disposizioni regionali relative alla scuola secondaria di primo grado, le cui attività in presenza restano pertanto sospese fino al 23 gennaio. Per la secondaria di secondo grado si deciderà, come previsto nell'ordinanza regionale, dopo il 23 gennaio, alla luce delle verifiche dell'unità di crisi. A breve sarà emanata un'ordinanza che riassumerà insieme delle decisioni relative all'attività scolastica, coerenti con quanto stabilito. Sarà consentito comunque ai sindaci e alle autorità sanitarie locali di assumere decisioni connesse ai contesti locali. Restiamo sul tema della scuola. Lo avevamo annunciato ieri, si è svolto un importante incontro tra il Comune di Ischia, i dirigenti scolastici e l'EAV per discutere dell'organizzazione per il rientro in presenza, in maniera particolare dei ragazzi delle medie e delle superiori. Il sindaco di Ischia ai nostri microfoni ha fatto il punto della situazione. Sentiamo. Sindaco Ferrandino, in questa giornata in maniera particolare, con il ritorno in presenza anche delle quinte elementari, il tema scuola ritorna a tenere banco. Voi vi siete portati avanti un incontro con i dirigenti scolastici, perché è imminente anche il rientro per medie e superiori, ma siamo realmente pronti per riaccogliere gli studenti? Allora, noi con questo stato d'animo abbiamo promosso questo incontro con i dirigenti scolastici e con i responsabili sul territorio dell'EAV per garantire un rientro in tutta sicurezza sia per le scuole medie sia per le scuole superiori, che poi nell'ambito della popolazione scolastica come riferimento sono le scuole che si vedono maggiormente coinvolti con i passaggi del servizio pubblico di trasporto. E per questo abbiamo fatto questo incontro, per verificare le esigenze delle dirigenti scolastiche, per vedere se le esigenze che loro hanno manifestato erano compatibili con
le risorse dei mezzi e degli uomini che l'EAV ha presente sul territorio. L'EAV in questi anni è migliorato molto in termini di numero di autobus messi in servizio, di qualità dei mezzi messi in servizio, tant'è che hanno manifestato la disponibilità a cercare di venire incontro nelle migliori maniere possibili per organizzare un servizio compatibile con gli orari di ingresso e di uscita. Dobbiamo pure dire che nelle settimane scorse il prefetto ha promosso un tavolo stabilendo degli orari di ingresso scaglionato durante la mattinata dalle 8 e alle 10 proprio per garantire dei servizi di trasporto in sicurezza sia della popolazione scolastica intesa come studenti, come docenti e non docenti. Su Ischia vi è un problema: al mattino all'orario delle 8, specialmente per il personale docente e non docente che viene da terraferma, non si riesce ad essere puntuali nell'apertura delle scuole. Quindi creeremo dopo questo incontro un momento di incontro e di riflessione con il tavolo prefettizio al fine di manifestare queste problematiche e verificare eventualmente di istituire qualche linea di collegamento dalla terraferma, qualche aliscafo, prima della corsa delle 7:15, in maniera tale da mettere in condizione di poter arrivare in orario e puntuali i professori per l'apertura della scuola, oppure eventualmente un differimento dell'apertura delle scuole stesse. È un lavoro in progressione che si sta portando avanti, che ha avuto in questo primo incontro un momento di rappresentazione di quelle che erano le esigenze e la manifestazione della disponibilità reciproca a risolvere i problemi che il tavolo ha palesato. Andiamo alla politica. L'Acquameno, la seconda sezione del Consiglio di Stato, ha fissato l'udienza per l'appello della sentenza del TAR Campania, che aveva accolto il ricorso di Pascale e rigettato invece quello di Domenico Desiano. L'appuntamento è per il 23 febbraio. Il sindaco Giacomo Pascale ai nostri microfoni si dice pronto ad affrontare l'ennesima sfida, per quanto però vorrebbe dedicarsi alle problematiche del paese, come per esempio quelle relative al porto. Ascoltiamolo. Sindaco Pascale, la sfida delle elezioni all'Acquameno non è ancora finita. Ricorso al Consiglio di Stato del senatore Desiano, fissata già anche l'udienza, ecco, quali sono le impressioni a caldo? Una sfida interminabile. Le impressioni sono quelle uguali al TAR, nel senso che noi, io continuo a dire che noi siamo qui per mano di un popolo, evidentemente qualcuno pensa di arrivare qui per mano di un giudice, ma voglio dire, il ricorso al Consiglio di Stato pare che già era stato annunciato, quindi non c'è nulla di nuovo sotto il cielo di L'Acquameno per quanto riguarda una certa parte politica. A noi continua ad appassionare i problemi che abbiamo, sono tanti, abbiamo delle scadenze imminenti, dobbiamo realizzare delle opere necessariamente, dobbiamo portare avanti l'attività, soprattutto dobbiamo guardare al sociale con occhi attenti, perché come si sa siamo in piena pandemia, ma siamo anche in una piena crisi economica e sociale, soprattutto con la proroga dell'emergenza che ha operato il governo. Continuiamo ad essere un'Italia sospesa e quindi un'isola sospesa nella mancata programmazione da Pasqua in poi. Questi sono i problemi veri che appassionano la gente, poi la carta bollata evidentemente non appassiona noi. Ecco, a proposito di problemi che ovviamente appassionano la gente, c'è un po' di apprensione e preoccupazione per quanto sta accadendo al porto di L'Acquameno con i lavori che sono lì in programma. Ecco, vogliamo spiegare un attimo la situazione? La situazione è paradossale, perché si continua a non far prevalere l'interesse pubblico. Tutti sanno che noi abbiamo la esigenza come comune di completare le opere di banchinamento all'approdo turistico. Il concessionario, a torto a ragione, al momento non ci fa entrare, non ci fa continuare questi lavori, e siamo a rischio, diciamo, di perdere il finanziamento, perché entro marzo noi dobbiamo completare le opere. L'auspicio è che possa prevalere il buon senso, la collaborazione, ma soprattutto che si possa pensare tutti insieme all'interesse pubblico. Se invece diventa una battaglia di quartiere o di fazione, evidentemente si arreca un danno solo al paese.
Faremo tutto quanto è, diciamo, nella autorità dell'ente comunale per portare avanti questi lavori e per scongiurare la perdita del finanziamento. Per quanto riguarda, diciamo, la garanzia da offrire, richiesta laddove richiesta, se c'è buona fede da parte di tutti si possono risolvere i problemi, diversamente sarò costretto a mettere in campo tutte le attività che la legge mi consente per far prevalere l'interesse pubblico. Ci spostiamo a Forio. Tommaso La Monica, dirigente dell'Unione Monarchica Italiana per l'Isola d'Ischia, ha inviato nei giorni scorsi una richiesta al sindaco di Forio, Francesco Del Deo, affinché anche sul territorio Turrita si lavori per portare il gas metano più economico e meno inquinante. Ascoltiamo. Professor La Monica, che richiesta avete rivolto al comune di Forio, all'amministrazione di Forio? Bene, io premetto che faccio parte dell'Unione Monarchica Italiana e il presidente dell'Unione è l'avvocato Alessandro Sacchi. Abbiamo costituito a Forio un club Mafalda di Savoia e in questo club, parlando, proprio l'avvocato Sacchi mi disse: ma a Forio non c'è il metano. E noi motivo, dice, perché non facciamo una richiesta a nome dell'associazione? Ebbene, io devo dire che il metano è il gas più nobile, si può dire, che ci sta, è ecologicamente migliore perché ha 4 atomi di idrogeno e 1 di carbonio, la formula è CH4, il metano è poco inquinante, inquina quasi niente, l'idrogeno assolutamente niente, difatti ora cercano di fare dei gasdotti solo di idrogeno, ricavando l'idrogeno dall'acqua, e quindi questo metano, anche dal punto di vista ecologico, è importantissimo, ma è importantissimo anche dal punto di vista economico, perché le famiglie devono risparmiare moltissimo col metano. Quindi c'è il doppio vantaggio, il risparmio delle famiglie e l'ecologia. Che cosa vi aspettate allora dall'amministrazione? Che Francesco Del Deo sta sempre attento ai problemi del paese. E lui non è stato mai contro il metano, non può lui a ritirare la richiesta perché già nel metano che già c'era un concordato che poi per motivi, per sospetti legalità, si fecero marcia indietro. Quindi io penso che lui non è niente a che contrario a questa iniziativa. Un appello allora? Io non l'ho ancora contattato soltanto per iscritto. Non gli ho parlato ancora, quindi nei prossimi giorni lo contatterò e chiederò la sua opinione al riguardo. Concludiamo con un ultimo servizio dedicato all'isola di Procida. Nell'ambito dei controlli di prevenzione e tutela del decoro urbano, i vigili urbani hanno disposto il sequestro di parte della merce di un'attività ambulante, oltre che levato 2 verbali allo stesso commerciante. Il furgone in sosta da 2 giorni presso il Pozzo Vecchio aveva disposto la merce in maniera poco consona e sostato oltre il consentito nella piazzola. Sentiamo. Con il comandante Martino, comandante, il suo corpo già normalmente previene e controlla il decoro e il rispetto delle regole, soprattutto per il commercio itinerante. L'azione oggi si è fatta un po' più incisiva. Soprattutto no, non è in maniera un po' più incisiva, a una fase di prevenzione corrisponde purtroppo sempre una fase anche di repressione. È semplicemente il frutto di una maggiore attenzione del seguito di quelle che sono poi state le indicazioni dell'amministrazione di essere ancora più attenti, di destinare più personale più risorse nel controllo del rispetto delle norme, in particolare per ciò che concerne i commercianti ambulanti, ma anche per quello che concerne il decoro, l'ambiente, il conferimento di rifiuti, cioè tematiche ora ancora di più sentite proprio dalla popolazione. Una delle azioni che qualche anno fa, quando si è insediato, di cui abbiamo parlato, era anche la necessità, lei lo disse, non di essere punitivi, ma di essere appunto di puntare alla prevenzione. Questa è stata la cifra del suo comando, in sostanza, nel corso di questi anni. Prevenzione sì, anche troppa, e comunque è il momento ora di tirare le redini e di
dare un giusto riscontro all'operazione di prevenzione. Si sta destinando, ripeto, più persone per il destinate al controllo del rispetto delle norme e delle regole uguali per tutti, in particolare su ciò che è il commercio ambulante e su ciò che è il decoro dell'isola. Ha parlato di capitale della cultura, che sicuramente fa puntare gli occhi su Procida. Una curiosità, come ha preso la notizia della vittoria di Procida? Penso che la davvero un risultato migliore di questo non si poteva sperare né ottenere. Per me personalmente anche incredulo, no? Se anche tutti quanti ci abbiamo sperato, e quanto di meglio Procida potesse avere, e proprio per questo non possiamo lesinare forze e risorse nel mostrare al mondo sempre, non solo nel 2022, quanto è bella Procida e quanto è bella la gente di Procida, ripeto, nel rispetto delle norme, nel rispetto del decoro, nel rispetto delle regole della concorrenza nel caso del commercio, nel rispetto di tutti, perché Procida è un paese che rispetta. Un importante appuntamento questa sera su Nuvola TV, a 40 anni esatti dall'improvvisa morte del professore di Forio Francesco Amalfitano, uomo dalla poliedrica personalità, docente creativo e fantasioso, socialmente attivo nella scuola, nello sport, nella cultura e nell'arte, dalle innate doti di trascinatore. Nuvola TV trasmette lo speciale C'era una volta Francesco Amalfitano e ci sarà per sempre, con testimonianze e ricordi di amici, colleghi ed alunni. Lo speciale ideato da Gaetano Maschio e da lui condotto con la partecipazione di Gerardo Calisi andrà in onda su Nuvola TV, canale 859 del digitale terrestre, sul sito e anche su Facebook, questa sera alle 21.30, ma anche in replica sabato 23 gennaio sempre alle 21.30. Inoltre, sempre stasera, subito dopo questo speciale, in particolare alle ore 23.30, ci sarà un'altra importante diretta dedicata ai giovani isolani appassionati del gaming, e ci sarà quindi per la prima volta una diretta su Nuvola TV, ma tra l'altro è la prima anche di questa organizzazione di un torneo tutto ischitano. Ovviamente speriamo di poter dedicare altro spazio anche ai giovani che si divertono con questi giochi. Adesso, prima di salutarci, uno sguardo alle previsioni meteo. Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di giovedì, che sarà caratterizzata dalla presenza di questi due centri di bassa pressione che spingeranno alcuni sistemi nuvolosi anche verso Italia, in particolare coinvolto il nord e il versante tirrenico. Controlliamo infatti le nuvole attese sul nostro paese, eccole qua, diciamo, specie le regioni settentrionali e quelle tirreniche. L'Appennino infatti in qualche modo frena questa nuvolosità, sull'Adriatico arrivano principalmente delle velature, nulla di più. E anche come precipitazioni saranno soprattutto le regioni settentrionali e poi quelle del medio alto Tirreno a vedere le precipitazioni un po' più diffuse, anche se vi dirò il grosso di questa perturbazione in realtà arriverà nella giornata di venerdì. Quindi ci attende in definitiva un giovedì sì nuvoloso al nord e sul Tirreno, con sì un po' di pioggia, ma piogge per il momento ancora non particolarmente intense. Vi segnalo il ritorno anche della neve sull'arco alpino, fino anche a quote basse, 400-500 metri. In Piemonte magari riuscirà ancora a cadere qualche fiocchetto fin quasi in pianura. Le piogge sul Tirreno saranno un po' meno diffuse e meno intense, invece sull'Adriatico e all'estremo sud non mancheranno ampie schiarite. Per finire vi segnalo anche temperature in aumento, al sud superiamo anche i 15 gradi. Per sapere comunque nel dettaglio come andranno le cose da voi, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. È tutto per stasera, con il TG News ci rivediamo domani, vi lascio quindi alla lunga serata su Nuvola TV con questo doppio appuntamento a partire dalle 21.30 e poi alle 23.30. Grazie per essere stati con noi, alla prossima.